Carissimi, buonasera a tutti. Come potete notare, sono a Genzano di Roma. Voi direte dove si trova? Nel Lazio, appunto. È qui che nasce la vera infiorata, quella che viene fatta anche nella Val di Noto. Solo che questa credo che sia molto più antica, perché nasce nel 1778. Questa via che vedete di fronte viene allestita per l'occasione, appunto per l'infiorata, e questa infiorata è diventata molto molto importante, viene pubblicata e vista in tutto il mondo perché è di tale importanza. Questa è la via dove appunto viene effettuata, dove viene realizzata, e in quel mese, all'inizio dei primi di giugno, la cittadina naturalmente ospita tanto turismo. Come dico sempre io, gli eventi creano economia locale. Questa è la via principale. Questa è la casa di fronte dove abitava mio fratello, perché mio fratello vive qua. Comunque è una cittadina viva, dove praticamente non manca nulla, perché alle porte di Roma. I castelli romani sono noti perché sono belli. Diciamo che d'estate, quando fa molto caldo, i romani vanno appunto ai castelli romani perché l'altitudine si aggira intorno a 450 metri, quindi diventa una temperatura mite e più fresca accettabile quando a Roma, diciamo, fa molto caldo. Già ci sono gli addobbi, perché è giusto, manca un mese, malapena credo, quindi già i negozianti si sono adoperati per fare gli addobbi. Questa è la piazza principale, la vediamo da vicino, deliziosa, molto carina, guardate. Anche d'inverno qui le persone escono e si siedono all'aperto. Certo, mettono i funghi, tanto li conoscete, il fungo che emana calore anche d'inverno. Qui giocano a pallone, e questo qui di fronte, vedete, grandissimi ombrelloni per ospitare i clienti. Molto trafficata, oh, molto viva, e ci sono anche bei negozi. Ecco, vi ho fatto vedere un'altra parte dell'Italia che non conoscete. Molti magari la conosceranno e altri no, però l'infiorata nasce qui.